Fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Siamo arrivati alla quinta domenica del tempo ordinario, anno B. Vedete, il cammino continua e siamo lieti di continuare a condividere la parola di Dio che la Chiesa mette alla nostra riflessione ogni domenica. E il Vangelo di oggi, come sempre, ci sorprende mostrando Gesù che cammina lungo la Galilea annunciando la lieta notizia. E precisamente oggi lo vediamo nella casa di Andrea e Simone a Cafarnao, ove ha compiuto molti, molti miracoli. E anzitutto riflettiamo su una cosa. Andrea, Simone, Giacomo e Giovanni sono in compagnia di Gesù percorrendo questa Galilea, percorrendo Cafarnao. E ricordiamo che Gesù li ha proprio scelto perché stessero con lui. Ecco il punto della loro compagnia che fanno a Gesù. Non li ha scelto per impiegarli, li ha scelto innanzitutto perché stessero con lui. Allora, da qui impariamo anche noi il nostro stare con il Signore. E Gesù ci sceglie, Gesù posa il suo sguardo su di noi perché possiamo stare con lui, gustare la sua compagnia. Penso che questo punto è il primo insegnamento da questo Vangelo. Imparare a stare con il Signore e a fargli compagnia, oppure lasciamo che lui stesso ci faccia compagnia. E nel secondo insegnamento vediamo tre verbi che vanno insieme nel cammino di Gesù lungo la Galilea. Il primo è annunciare. Gesù vuole annunciare la lieta notizia e poi questo annuncio culmina in un atto concreto di guarigione. Gesù vuole sanare tutte le infermità, tutti i nostri problemi e tutte le nostre mancanze. Allora, permettiamogli per favore di compiere questo atto di risanamento, questo atto di guarigione, perché lui è pronto a farlo. Il terzo verbo è il pregare. La mattina presto Gesù si alzò e andò in un luogo deserto e ha colloquiato con il Padre. Allora, se abbiamo seguito il Signore, anche noi dovremmo essere in grado di scegliere un momento propizio durante la giornata in cui possiamo conversare, dialogare con il Signore nella preghiera. Gesù prega il Padre intercedendo per noi, intercedendo per la sua Chiesa che stava formando, intercedendo per l'umanità intera, perché era proprio venuto per questo. Allora entriamo in questa intercessione di Gesù, abbracciando anche noi la vita di preghiera, la vita di ascolto e la vita di comunione con gli altri, proprio perché abbiamo conosciuto il Signore nel suo Vangelo. Allora, continuiamo il nostro cammino, lasciandoci fare compagnia da Gesù o facendo compagnia a Gesù noi stessi, e poi apriamoci all'ascolto dell'annuncio della parola e dentro questo annuncio possiamo anche ricevere ogni guarigione possibile, perché Gesù vuole sanare le nostre infermità, le infermità della Chiesa. E non dimentichiamo che la preghiera ci connette direttamente con il Signore. Allora, come sempre, fratelli e sorelle, andate e trovate il Vangelo di oggi secondo Marco al capitolo primo, dal versetto 29 a 39. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una buona domenica a tutti.